Ehi, bentornati nel mio canale, sono Alessio Iannone di Binario Print e oggi vorrei parlarvi di questa nuova stampante che è arrivata qui da me, Creality Ender 5 Plus, la sorellona della Ender 3 con movimentazione HBot. Andiamo a vedere quali sono i pro e i contro e come mi sono trovato dopo una prima prova con questa nuova macchina. Partiamo un po' da dati tecnici molto veloci. Abbiamo una stampante HBot, quindi con movimentazione piatto steady che va in salita e discesa, mentre la movimentazione del gruppo estrusore è controllata da due motori dedicati che muovono il gruppo estrusore in X e Y. Quindi praticamente la movimentazione è simile a quella di macchine come Ultimaker, Zortrax, macchine di questo tipo. Per quanto riguarda i dati tecnici generali, abbiamo una macchina che è praticamente simile all'Ender 3 o altre macchine di questo tipo. Quindi può raggiungere le classiche temperature fino a 260 gradi, il piatto arriva a 100 gradi, ma abbiamo come pro, diciamo, un ottimo volume di stampa. Abbiamo un piatto che è 350x350 mm per un'altezza di 400 mm, come potete vedere dalla grandezza di questo modello che ho stampato come prova per questo video. Come risoluzione arriviamo sempre a un layer di 0,1 e abbiamo delle velocità che però sono leggermente superiori rispetto a quelle delle cartesiane normali come appunto l'Ender 3. Questo è dovuto dalla movimentazione e dal fatto che il piatto sia fermo, quindi sale e scende, non ha una movimentazione come succede appunto nell'Ender 3, quindi tutto il sistema tendenzialmente più stabile e questo ci permette di raggiungere delle velocità che sono superiori. Quindi in scheda tecnica si parla addirittura di 80 mm al secondo, quando in genere la velocità media massima consentita su stampanti con movimentazioni diverse è circa 60 mm al secondo. Le movimentazioni, anche se siamo in HBot, rimangono quelle classiche di Creality, quindi meccanicamente abbiamo gli organi che si muovono su rotelline, che sono queste qui in plastica, su guide di alluminio, quindi profilati di alluminio, e il piatto ha delle barre lisce con boccole e viti senza fine che vanno a controllare la rotazione e quindi la salita e la discesa del piatto. Per quanto riguarda le movimentazioni, quindi mi ricollego a tutti gli altri video di macchine simili, è chiaro che non sono movimentazioni estremamente professionali, mettiamola così, quindi che garantiscono una precisione altissima nel tempo, ma devo dire che soprattutto quando sono nuove, queste macchine garantiscono una precisione veramente notevole. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi, come poi non ci sono stati anche negli altri video di macchine simili. Chiaro che questo tipo di movimentazione magari funziona molto bene nel primo periodo, ma deve essere cura poi dell'utente andare a verificare che gli organi non si consumino e non si vadano a creare dei giochi, soprattutto appunto nelle rotelline. Quindi ogni tanto, dipende dall'utilizzo, chiaramente non c'è un tempo fisso, è necessario poi andare a sostituire queste rotelline per mantenere la precisione che magari abbiamo avuto nel primo periodo, magari nel primo anno. Il gruppo estrusore-fusore è quello classico che troviamo anche nelle altre Creality. Che devo dire funziona abbastanza bene, non ho mai avuto particolari problemi, però andremo a vedere che per questo tipo di macchina, e ne parleremo dopo quando parlerò delle cose che non mi sono piaciute e che avrei voluto trovare diversamente, sarei andato a utilizzare un fusore più potente per questa macchina, perché il grande volume di stampa comunque va a creare, insomma, un dislivello tra quello che si potrebbe fare e quello che in realtà si può fare, ma ne parleremo dopo. Lo spingifilo è lo stesso che troviamo nelle altre macchine, quindi non hanno rivoluzionato niente, quindi tendenzialmente è uno spingifilo che funziona in maniera corretta, però anche in questo caso la configurazione della macchina, le dimensioni di stampa mi fanno mettere questa cosa poi nei lati negativi, ma anche in questo caso ne parleremo dopo. Ora snoccioliamo solamente un po' quelle che sono le caratteristiche generali. Piatto veramente molto ampio, abbiamo detto 350x350 è l'area del piatto per un'altezza di 400.
un piatto che non, su cui non ho rilevato particolari problemi di fabbrica, quindi è un piatto abbastanza livellato e ha come pro il fatto di essere in vetro e avere una copertura gommosa tipo Ultra Base, tipo quella dell'Anycubic, che è stata un po' scopiazzata, diciamo, da Creality in questo caso, che però aiuta a mantenere i pezzi, soprattutto il PLA PETG, in ottima adesione, quindi devo dire non ho avuto problemi di warping, quindi deformazioni, quindi distaccamenti quando ho fatto le mie prove di stampa. Tra le cose particolari che troviamo in questa stampante abbiamo, vabbè, il sistema di fine filamento che funziona correttamente, quindi un sistema che ci permette di mettere in pausa la stampante quando non viene più rilevata la presenza del filamento, quindi quando o abbiamo esaurito la bobina o si è spezzato il filo durante il processo di stampa e quindi evitiamo di far stampare la stampante a vuoto senza nessun filamento caricato. Altra cosa invece particolare di questa stampante è il fatto che ci sia un sensore BL Touch. Questo sensore ci permette di attuare delle procedure di autolivellamento o assistenza di livellamento sia in fase di primo livellamento sia prima di ogni stampa. Quindi ci permette di andare a correggere quelle che possono essere micro o piccoli dislivellamenti del piatto, magari delle imperfezioni, andando a modificare e regolare di conseguenza la movimentazione dei motori nell'asse Z per andare a correggere magari questi piccoli dislivellamenti. Ma ne parleremo dopo dello specifico, per dirvi se è una cosa che mi è piaciuta e funziona bene oppure se effettivamente è un plasma, insomma, non ce ne facciamo più di tanto. Bene, allora cominciamo a parlare un po' delle cose che mi sono piaciute. Tra le cose che mi sono piaciute di questa tipologia di macchina abbiamo le dimensioni di stampa in modalità HBOT, perché stampanti di questo tipo con un volume di stampa così grande in genere sono cartesiane pure. Pensiamo all'Anycubic Chiron di cui ho fatto un video a parte, quindi il piatto si muove avanti e indietro, l'estrusore invece sugli altri due assi. Avere un volume così grande con una configurazione del genere ci permette, in teoria, se tutto funziona bene, di andare a stampare pezzi grandi come questo che state vedendo in maniera più veloce. Quindi è chiaramente un plus in termini di riduzione di tempo di stampa, quindi di costi, e tendenzialmente la precisione e la qualità della stampa dovrebbe essere superiore. Dico dovrebbe perché potete vedere comunque che questo pezzo è stampato molto bene, insomma, è venuto piuttosto bene, però andremo a vedere un po' successivamente durante questo video quali sono un po' gli inghippi che ho trovato. Altra cosa che mi piace di questa macchina è il fatto che appena montata la calibrazione di fabbrica sia ottima, ok. Ho fatto il classico esempio il classico test del cubetto 20x20x20 mm e le dimensioni sono risultate praticamente perfette, anzi è veramente un ottimo risultato, praticamente 20 spaccato. Quindi questo è un plus. Devo dire che ormai nell'ultimo periodo ho trovato veramente poche stampanti che non avessero già una calibrazione di fabbrica, perché i produttori ormai si sono resi conto che è una cosa fondamentale per un novizio che vuole cominciare a stampare in 3D, trovare una macchina che quantomeno produca dei risultati con delle dimensioni corrette, però anche in questo caso, insomma, l'ho trovata, quindi sicuramente da mettere nelle cose positive. Altra cosa che mi è piaciuta è che questa macchina ha delle impostazioni di slicing all'interno di Cura che sono preconfigurate, quindi una grossa comodità per chi va a acquistare questa macchina, utilizzerà come software di slicing, quindi di creazione del G-code, Cura, e troverà delle impostazioni preconfigurate che funzionano già correttamente senza dover andare a fare tutta quella serie di tentativi che in passato ci toccava fare quando non avevamo già delle configurazioni di fabbrica. Veniamo ora alle cose che non mi sono piaciute. Devo dire che purtroppo in questa macchina, non so se è stata sfortunata lei o sono tutte così, purtroppo io ne ho vista solo una, ho trovato comunque
alcuni difetti di fabbrica e alcune cose proprio che per principio, per progettazione, non mi sono proprio piaciute. Allora, cominciamo a snocciolarne un po'. Una delle prime cose che ho notato subito dalla prima prova di funzionamento è che purtroppo le mie viti senza fine in alto hanno qualche tipo di deformazione, e l'ho notato perché producono un fischio veramente fastidioso. Nonostante io le abbia lubrificate con qualsiasi tipo di prodotto che avevo qui a Binario Print, che di solito funziona molto bene, quindi grasso, oli, qualsiasi tipologia, ma comunque continua a farlo. Ora, io non so se è un problema che si potrà risolvere nel tempo andando a utilizzarlo un po', quindi andando a usurare leggermente quello che potrebbe essere un'interferenza degli organi che appunto slittano sulla vite senza fine, oppure no, però sta di fatto che è un difetto di fabbrica e anche se non compromette la qualità di stampa è comunque molto fastidioso. Altra cosa che non mi è piaciuta, questo non è un difetto ma cominciamo a parlare di questioni di progettazione che io avrei fatto diversamente, è il gruppo spingifilo. Il gruppo spingifilo è rimasto quello standard delle altre macchine, però possiamo notare che la distanza che deve andare a percorrere il filo prima di essere fuso è chiaramente molto più lunga di quella che viene percorsa per esempio in un Ender 3, che ha un tubicino Bowden molto più corto rispetto a questo. Di conseguenza magari una maggior cura nel cercare di ottimizzare lo spingifilo sarebbe stata l'ideale. Le problematiche che ho riscontrato sono poca reattività in fase di ritiro, quindi quando ci sono delle fasi di retrazione dove l'ugello deve ritirare dentro il materiale per non far uscire quelle che poi diventano delle ragnatele nel pezzo, questa cosa diciamo è un problema che magari col PLA non si ha, anche se un pochettino io l'ho visto, ma sicuramente nel PETG diventerà una cosa abbastanza fastidiosa. Oddio, non che sia un problema che va a rovinare la stampa, però d'altro canto se dobbiamo poi andare a pulire tutte le volte queste ragnatele diventa effettivamente una rottura di scatole. Altra cosa è un classico di Creality, che spero che prima o poi impareranno a avere un po' di cura per questa cosa, sono i collegamenti elettrici, ma lo potete notare già da subito. Adesso io non ho avuto particolare cura nel fascettarli tutti perché tendenzialmente una macchina dovrebbe già essere progettata in maniera da poter avere un certo ordine. Pensiamo per esempio alla Artillery Sidewinder, di cui ho fatto un video. Lì hanno utilizzato dei cavi flat, è tutto bello ordinato. Qui abbiamo il solito casino Creality di cavi che poi quando uno sposta la macchina si impiglia di qua e di là e strappa tutto. Quindi questa è una cosa che mi fa veramente arrabbiare sempre, perché in realtà non ci vuole molto a creare una situazione un pochettino più ordinata, ma Creality effettivamente si ostina a non voler sistemare questa cosa. Il fusore, seppur funzioni bene per questa macchina, io lo trovo sottodimensionato per una macchina di questo tipo. Cioè, mi spiego meglio. Con il settaggio standard, quindi con ugello 04 e con questo spingifilo, funziona correttamente. Lo potete vedere da questo pezzo stampato, insomma, non ci sono particolari problemi, non ci sono difetti di alcunché. Ma essendo questa macchina potenzialmente una macchina che può stampare cose veramente grandi e in maniera veloce, abbiamo detto prima, per la movimentazione a cabot possiamo andare più veloce e il piatto, abbiamo detto, ha delle dimensioni molto generose, una delle cose che tendenzialmente si vuole fare a un certo punto potrebbe essere quella di aumentare il diametro dell'ugello, quindi andare a montare un ugello con un foro più grande. Perché? Perché riusciamo a stampare ancora più velocemente pezzi molto grandi, che presumibilmente è l'obiettivo che abbiamo se compriamo una stampante di questo tipo: stampare grande e stampare veloce. Con questo spingifilo, ma soprattutto con questo fusore, io credo che se andassi, adesso non l'ho provato ma per esperienza ve lo so dire, se andassi a montare un ugello di 0,6 mm, 0,8 addirittura, sono convinto che non riuscirebbe la stampante a tenere il passo della movimentazione, quindi avremmo sicuramente delle sottoestrusioni. Cosa si può risolvere
andando a fare un upgrade dello spingifilo sicuramente, magari con un clone Bontech, quello che viene utilizzato ormai tra l'altro nella maggior parte delle stampanti cinesi, o andando appunto a modificare anche il fusore, andando a mettere magari un Vulcano, quelli con il gruppo il blocchettino che va a fondere più lungo, quindi anche l'ugello è più lungo, quindi il filo ha più tempo, ha più spazio, deve fare più strada prima di essere estruso e quindi viene sciolto in maniera più precisa e più performante, appunto. Questa cosa, per esempio, la troviamo nell'Artillery Sidewinder X1, che appunto, a mio parere, è una macchina progettata con più raziocinio, diciamo, con più sensato modo di fare le cose. Altra cosa che non mi è piaciuta, ma in realtà non è che sia un difetto, è il BL Touch, che è una cosa in più, quindi dovrebbe essere un aiuto, e in effetti in qualche maniera lo è, però dal mio punto di vista non va a dare veramente dei benefici così incredibili a questa stampante, quindi tutto sommato non lo metto nelle cose positive. Il motivo per cui non mi piace molto, e io ho disattivato quello che è la procedura di livellamento punti prima di ogni stampa, è che in primis ci mette tantissimo tempo a farla. Quindi se noi lanciamo la stampa, il tempo che si riscalda l'estrusore, il tempo che si riscalda il piatto e va a fare tutta la procedura di appunto calibrazione del piatto, diciamo di probing, passano dei minuti e ci metti che magari uno ha un po' fretta, ci metti che durante la fase di probing poi io sento il fischio perché le mie viti senza fine hanno questo difetto, ho deciso di disattivarlo, anche perché se andiamo a livellare correttamente il piatto in fase di prima calibrazione, quindi nella fase manuale dove andiamo a utilizzare le rotelline e il foglio di carta, che è una procedura che bisogna comunque fare, alla fine il fatto di andare a correggere delle micro imperfezioni del piatto utilizzando il probing non va praticamente a modificare il risultato finale, tanto lo strato inferiore della nostra stampa verrà sempre comunque un po' schiacciato, non riusciremo mai a avere un primo layer perfetto con macchine di questo tipo. Quindi insomma mi sembra più una mossa per dire abbiamo aggiunto qualcosa per aiutarvi, però in realtà, visto dal mio punto di vista che adesso un minimo di esperienza sui livellamenti di piatto ce l'ho, in realtà non è una cosa che va a stravolgere quello che è un buon livellamento fatto in maniera manuale. Ultima cosa che non mi è piaciuta di questa stampante è il fatto che sia abbastanza rumorosa, diciamo che è rumorosa quanto l'Ender 3 dal punto di vista delle movimentazioni, adesso a prescindere dal fischio che io ho sulle viti senza fine, che può essere semplicemente il mio caso, non dico che tutte le stampanti prodotte lo abbiano, anzi non credo proprio, però dal punto di vista delle movimentazioni rimane comunque una macchina abbastanza rumorosa. Quindi, considerando la fascia di prezzo, che non è più una fascia di prezzo alla Ender 3, quindi 200 euro, ma cominciamo a parlare di una macchina che costa 450-500 euro, adesso dipende un po' da dove si acquista, magari andare a mettere dei driver un po' più silenziosi sarebbe stato l'ideale, invece continua a essere insomma una macchina abbastanza rumorosa. Non tra le più rumorose, però dipende un po' anche uno dove la vuole utilizzare. Io ho chiaramente il mio laboratorio dove, anche se facesse un rumore incredibile, tutto sommato non mi cambia la vita, ma se uno la vuole utilizzare in casa, magari di fianco camera da letto, la notte si sente, questo ve lo devo assolutamente dire. Bene, allora, quali sono le applicazioni consigliate per questa macchina? Beh, se vogliamo sfruttare l'enorme piatto di stampa, dovremo utilizzare PLA massimo PETG, anche se nella scheda tecnica viene chiamato l'ABS, mi assicuro che sarà molto difficile andare a stampare in ABS su questa macchina utilizzando tutto il piatto. È un po' sempre il solito discorso che vi faccio. Le macchine aperte, le macchine che non hanno dei sistemi, per esempio con piatto forato come la Zoatrax, che aiutano a mantenere tutto bello incollato al piatto, con l'ABS sarà veramente difficile. Dovremo, se volete provare, potete stampare qualcosa di piccolo utilizzando il raft e andando a mettere la temperatura del piatto più alta possibile, magari utilizzando anche degli additivi sul piatto come delle colle o cose del genere. Però le applicazioni che
vi consiglio per questa macchina sono applicazioni di grandi dimensioni, quindi pezzi di questo tipo, prettamente estetici. Quindi se volete fare delle statue, dei plastici per architettura, dei modelli per musei, dei modelli per mostre, dei modelli per arte, cose di questo tipo. Perché comunque vedete che la finitura superficiale, questo è un layer 02, quindi non è neanche il massimo della risoluzione che può ottenere questa stampante. Quindi se avessi messo 01, i layer sarebbero stati la metà, quindi ancora meglio. Vedete che insomma il risultato è ottimo, quindi per cose di questo tipo può andare bene. Se volete stampare grande, se volete stampare veloce, se volete appunto provare una macchina di questo tipo, per queste applicazioni ve lo consiglio. Per pezzi meccanici, per pezzi ad alta precisione, soprattutto in ABS o materiali più tecnici, non è la macchina che fa per voi. Chiaro che se avete bisogno di stampare cose in PLA grandi, anche non so, pezzi di moto mi vengono in mente, o pezzi di ricambio di grandi dimensioni, magari in PETG anche, può essere l'ideale, perché comunque ha una precisione ottima, l'abbiamo visto con il cubetto di calibrazione 20-20-20. Bene, quindi se volete andare a vedere la mia pagellina coi voti, vi lascio l'articolo qui sotto del mio blog in cui più o meno troverete scritto quello che vi ho detto in questo video, ma trovate anche la pagellina con le votazioni in base al rapporto qualità-prezzo, precisione, volume stampabile, affidabilità, eccetera, eccetera, valori che in genere vado a utilizzare. Per riassumere quindi, questa macchina ve la consiglio o non ve la consiglio? Allora, come vi dicevo prima, se vi interessa una macchina con un volume di stampa ampio, che possa stampare velocemente, PLA, PETG, e avete voglia di provare una stampante di questo tipo, ve la consiglio. Cioè, tutto sommato, a parte i problemi che vi ho detto, che uno è di fabbrica e gli altri per lo più sono problematiche che non vanno a inficiare la qualità di stampa, ve la consiglio. Se però non volete fare upgrade, dovete stampare con tutto stock, quindi Ugello 04, non cambiare niente. Se volete fare degli upgrade, potrebbe essere un buon punto di partenza per avere una macchina invece interessante, perché se andate a cominciare, se andate a cambiare lo spingifilo, se andate a cambiare il fusore, avete una macchina che può stampare veramente veloce e in grandi dimensioni, mantenendo una stabilità, perché comunque essendo un cubo di profilato ha una sua stabilità meccanicamente, tutto sommato non è male. Quindi questo è quello che vi dico. Se invece volete acquistarla come prima stampante, beh, allora forse è il caso, poi dipende un po' da quello che dovete fare, di magari diciamo valutare qualcos'altro, o magari un Ender 3 normale se non avete bisogno di questo volume di stampa, che la trovo ad oggi una delle macchine migliori sul mercato, rapporto qualità prezzo, costa pochissimo e stampa molto bene. Se avete bisogno di un volume di stampa un po' più grande, allora vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto su Artillery Sidewinder X1, che diciamo tra le due forse è quella che vi consiglierei. Detto questo, se volete acquistarla, dove potete acquistarla? Vi consiglio di andare ad acquistare sullo shop Creality direttamente. Vi lascio un link in descrizione dove, se utilizzate quel link, una piccolissima percentuale viene poi recapitata a me direttamente da Creality. Questa percentuale non va a aumentare il prezzo della vostra stampante, ma può essere un bel gesto se andando a vedere questo mio video, questa mia video recensione, avete trovato la stampante che fa per voi e avete deciso di acquistarla. Quindi un bel modo per ringraziarmi, se vi fa piacere. Bene ragazzi, detto questo, direi che vi ho detto tutto quello che volevo dirvi su questa stampante. Ci vediamo nei prossimi video con ulteriori video di recensioni di stampanti 3D, me ne stanno arrivando tantissime qui a Binario Print, ulteriori video miei e dei miei collaboratori su Fusion 360, e vi assicuro che nel prossimo anno ci saranno delle novità incredibili in questo canale per chi, come me e come voi, vuole imparare a utilizzare stampanti 3D, software di modellazione 3D e magari farne anche un lavoro. Ciao da Alessio Iannone di Binario Print, ci vediamo nei prossimi video.